2.000 espositori da 37 paesi con oltre 550 giovani talenti under 35 da 31 diverse nazioni, oltre a 28 scuole di design di 18 nazionalità differenti. Si è aperta martedì mattina alla Fiera di Milano nei padiglioni di Ropero la 61esima edizione del Salone del Mobile con il taglio del nastro della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In questo salone c'è un altro elemento che è fondamentale nella nostra economia, è il marchio, l'eccellenza. In tempo di globalizzazione l'Italia non può darsi come obiettivo quello di competere sulla quantità di quello che produce, ma c'è una cosa sulla quale tutto il resto del mondo non compete con l'Italia, che è la qualità di quello che noi produciamo. Il marchio è la cosa più preziosa che abbiamo, appunto a patto che siamo in grado di difendere e di valorizzare quel marchio. La Premier ha quindi visitato alcuni dei padiglioni della Fiera di Rho, dove sono esposte tutte le novità del settore e che ospitano anche il Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, Workplace 3.0, S-Project, Euroluce e il Salone Satellite. Un viaggio tra mobili, arredi, luci e installazioni che rimarrà aperto fino al 23 aprile. Al fianco della Premier anche la ministra del turismo Daniela Santanchè, che ha sottolineato in particolare come questa sia l'edizione della ripartenza. Ci sono tantissimi buyer internazionali, c'è il ritorno anche dei cinesi, visto che la Cina ha riaperto, e qua abbiamo veramente l'eccellenza italiana del Made in Italy. Quindi credo che oggi per l'Italia sia veramente una bella giornata ed è per questo che ci tenevamo ad esserci. Un ottimismo che è presente anche nelle parole del governatore Attilio Fontana. Quella di oggi quindi è un ritorno alla consuetudine, un ritorno alla gioia di vedere rappresentata qui una parte importantissima della nostra realtà economica, che riesce a fondere creatività, artigianato, innovazione, che riesce ad essere un punto di riferimento in tutto il mondo. E che questo Salone del Mobile possa essere davvero un'occasione di ripartenza lo certificano anche i numeri. Abbiamo 2.000 espositori, questo è il numero più importante, sono le aziende che ogni anno creano il Salone del Mobile, il 34% sono espositori esteri da tutto il mondo, e i numeri dei visitatori sono importanti, abbiamo più 30% di biglietti ad oggi, e la composizione, quindi parliamo anche della qualità, non solo della quantità. Abbiamo visitatori da tutto il mondo, con Germania, Cina, Stati Uniti, Brasile, Spagna, Francia, ma anche Corea, quindi si riconferma la centralità del salone.